Io avrei voluto ringraziare tutti, innanzitutto, il pubblico così ampio e così presente. Ed è una presenza che davvero mi commuove e mi entusiasma ad andare avanti. Il secondo ringraziamento, me lo sia consentito, vorrei rivolgerlo al personale della biblioteca a cominciare al Bio. La biblioteca, rappresentando un punto di riferimento privilegiato per chi faceva, voleva fare ricerca seria. Purtroppo la biblioteca al Bio non c'è. La politica l'ha portata a queste condizioni. Ci serviva un libro da farci arrivare con il prestito interbibliotecario. Adesso non sappiamo come dobbiamo fare. Il Molise resiste o non esiste? Resistiamo. Mi si consente di ringraziare il professor De Benedettis, l'amico del Benedettis, con il quale discutiamo, ci ritiriamo, ci mandiamo anche a quel paese qualche volta, ma fa parte della dialettica. Un ringraziamento a Sua Eccellenza, me lo sia consentito. Oltretutto, a Sua Eccellenza gli ho dedicato il libro, e quindi. Grazie. Un ringraziamento ulteriore a Gigi Sanzone e alla Banda del Popolare delle Province Molisane. Ho detto giusto? Ringraziamento ultimo, ma sono andato proprio procedendo ad incontrarvi, alla professoressa Stoppa. Ma lo sia consentito. No, ma non è per me, cioè. Allora io voglio, visto che dei contenuti comunque ne ha dato il cenno l'amico Gianfranco, voglio ripercorrere due cose. Uno, questi documenti da dove vengono e come sono venuti fuori. Il primo a pubblicare questi documenti è stato nel 1903 il CAIR. E non accetta, comunque dai il primo ad aver letto questi documenti, perché dell'Archivio Vaticano noi conosciamo solamente l'1,5% dei documenti, il 98% dei documenti sono ancora tutti da leggere. E immaginate che ne verrebbe fuori. Anzi, il CERN, quando pubblica questi nel 1903, forse dà una notizia a Groner, un altro tedesco, e gli segnala il fatto della doppia diocesi, cioè un vescovo che tiene due diocesi si unifica le diocesi. Il Groner pubblica nel 1904 e la traduzione del testo del Groner è del 1908, pubblicata a Trani, quindi c'era una diversità culturale nel nostro mondo. L'opera del Kerr viene ripubblicata ed ampliata per quanto riguarda, diciamo, quello che riguarda il Mosano nel 1977. La prima volta passa tutto sotto silenzio, però la ripubblicazione del 1977 viene molto attenzionata dall'amico Gianfranco De Zanetti, che pubblica un articolo e riporta il testo del CERN nel Almanacco del Molise del 1981. Diciamo, ma lui lo guarda dal punto di vista della topografia storica, cioè assolutamente. Però c'era una cosa che non mi quadrava. A un certo momento ho tradotto con Repubblica di nuovo il Fratangelo del 1992 nel suo libro sul Castellino dell'Inferno, e nel lavoro sulle iscrizioni afferenti al municipium di Fagifughe, Gianfranco lo ripubblica ancora e amplia il concetto sempre con il quadro particolare al discorso della topografia storica.
E Gianfranco, quando arriva al discorso di Castra Verna prima, dice è inesistente, cioè non sappiamo dove sta. Del resto Castra Verna non ci sta. Che faccio io? Nel 1998 scrivo una lettera al Vaticano e dico, sentite, mi servono questi documenti con la citazione, con l'indicazione bibliografica del tempo. Dici, sentite, sempre che volete mandare, poi se tenete pure qualche altra cosa che riguarda il Mosaico, mandatela. Ma archivio Vaticano, cioè io francamente non ci speravo. A un certo punto mi vedo arrivare il margoppo di carte, anzi ve lo potrei pure mostrare, sono 118 fogli, perché io avevo chiesto 118 pagine, perché avevo chiesto le pagine dalla 151, seguivo l'indicazione bibliografica del CREA, fino a 209. Il Vaticano mi risponde, mi manda queste 118, ma stanno in scrittura antica beneventana, che solamente a guardare, cioè, non ci si capisce niente, scusatemi. Mi prendo con santa pace, cioè mi riguardo, cioè, cerco di interpretare le cose e mi prendo degli appunti. Li tengo tutti quanti degli appunti. A un certo momento, le cose, poi pubblico diverse cose nuove e mi accorgo del discorso di Cascapera, che ha citato Gianfranco, che c'è qua. Si legge chiaramente Casca a capo Pera, che ha interpretato Castra Petra. Vado da Gianfranco, gli porto il testo, dice Gianfranco, pure tu sei sbagliato a pubblicarlo in questa maniera, no? Ho sbagliato, ho detto Gianfranco, perché con detto quello, cioè, no, con tutta l'amicizia e con tutta la buona di educazione. Abbiamo litigato almeno 3 giorni. Però dopo non siamo venuti a capo della situazione. A parte che quei 118 fogli nel 98 mi costarono 130.000 lire. Il Vaticano, ogni fotocopia 900 lire. Ogni fotocopia. Tengo la fattura. Se la vuoi la dire, tengo la fattura. Ma come sei? No, poi che feci? A un certo momento scrissi il libro eccetera, però ancora non pubblicato, perché qua al momento si frigge con l'acqua, si dice presi. E mi pensavo, dici, ma se la pagina del foglio 151 al 209 si parla di Mosaico, che faccio? Io chiedo pure le pagine dal foglio numero 1 fino al foglio 150. Chiedo pure questo al Vaticano e mi arrivano. Costo della fattura euro 145. C'era passata. Nel frattempo che era successo? Avevano rinumerato i fondi, per cui da 100, la pagina 150, il foglio 151 era diventato 169. Quindi ho dovuto, per averli tutti, e questo diciamo, siccome abbiamo intenzione di trascrivere anche tutti quanti quegli altri, ho detto, giusto per vedere se c'era qualche cosa, cioè, ho dovuto richiedere pure questo. 87 euro, perché mi hanno mandato pure i CD, quindi teniamo pure i CD di questo. Però abbiamo tutti i documenti. Questo per dire, la cultura costa, ha un costo. Quando vedete il prezzo su un libro di storia, abbiate pazienza. Vabbè, se vendete il prezzo, Gianfranco li fa scaricare gratuitamente e metti qualche cosa così che comprendiamo qualche cosa. Ma a parte la battuta. Ora il problema, Gianfranco, ho tutte le sante mattine, mi dice, ma hai iniziato a trascrivere quest'anno? Allora, gli ho promesso,
ritrascriviamo, mi ci vorrà un paio d'anni perché io non ho studiato paleografia, quindi vado proprio con tutti i sentimenti, con tutta l'attenzione a cercare la, ecco, comunque ripubblicheremo anche questi altri 100, diciamo 169 fogli, che vi fa per rendere idea, sono 340 pagine da trascrivere, iscritta alla scrittura elementare, in latino, eccetera, e poi da analizzarci. Ma torno al libro, La notizia bella e importante, che spiega parecchie cose, è che in un documento che si conserva ancora nell'archivio parrocchiale di Limosano, ho trovato la notizia strabiliante. E la notizia è questa. Nel 1321 a Benevento ci sono due arcivescovi contemporaneamente. C'è l'arcivescovo che è arcivescovo Monardo de Monaldeschi dal 1303, nominato da Bonifacio VIII, e sarà arcivescovo fino al 1331, arcivescovo di Roma, e c'è un altro arcivescovo che nel 1313, se non ricordo male, consacra una chiesa a Limosano, la chiesa di Santo Stefano, ed è chiaramente indicato anche il nome di questo arcivescovo, nomine Pandolfo, che si chiama Pandolfo, e sta scritto arcivescovo di Benevento. Come spieghiamo i due arcivescovi a Benevento? La spiegazione è: per chi si è occupato di liturgia beneventana, però è meglio definirla grecanica, vuol dire che c'era anche un arcivescovo della tradizione grecanica filo-bizantina, che aveva subito le influenze bizantine, si manteneva ancora a Benevento. Ma come convivessero i due arcivescovi? Non lo so. So per certo che a Limosano tutte e tre le chiese ancora esistenti sono state tutte e tre chiese cattedrali. Sicuramente tra il 1300 e il 1130, l'anno dello scoppio dello scisma di Papa Anacleto, cioè a cui fanno riferimento quei testi, c'era anche un arcivescovo, cioè l'arcivescovo Gregorio nominato dal grande Papa Anacleto, e c'era anche un vescovo Ugo nominato da Roma. Quindi erano due vescovi, due sicuramente. Il problema è se non riscriviamo il Medioevo, l'alto Medioevo, con la presenza di una liturgia che ha il bacolo e non il pastorale, quello ricurvo del bastone, ma quello a forma di tau che serviva come stampella all'arcivescovo che se lo metteva sotto al braccio, eccetera. Oltretutto, l'arcivescovo di Limosano, ma tutti e 24 i vescovi di Limosano, i vescovi della suffragania di Benevento, stanno raffigurati nella porta di bronzo con il modo di benedire alla greca. Quindi la liturgia grecanica era quella praticata da, diciamo, dalle parti nostre. Questa liturgia, che da quando verrà iniziata ad essere proibita nel 1058 dopo lo scisma di Oriente, ma poi dicono scisma d'Occidente, inizierà a perdere la consistenza, ma si praticherà ancora per lungo tempo, ed è l'ultima segnalazione che faccio. Innanzitutto fu proibita definitivamente nel 1466, ma alcune, diciamo, sopravvivenze le abbiamo tenute fino a Cardinale Orsini, che diventerà Papa nel 1724. Vi dicevo delle sopravvivenze. Vicino a Benevento c'è un paesino, Molinara, a
parte dove la chiesa è intitolata Santa Maria dei Grecis, chiaramente dei Greci, a questo punto, ma il battesimo per immersione lo si praticava, quello diciamo che ha avuto molta più conservazione diciamo, nel mondo orientale, lo si praticava ancora nel 1737, quindi vuol dire che facevano parte di un radicamento culturale così forte che ci hanno messo secoli e secoli per essere sradicati. Grazie di tutto.